ragazzi delle scuole superiori vadano sia nelle case editrici a fare degli stage, sia in edicola contemporaneamente come parte conclusiva di quello stage, a presentare alle persone i libri che si vendono, a farne le recensioni dei libri che si vendono nelle edicole, cioè il progetto è un progetto completo. Noi purtroppo abbiamo troppe cose da fare, siamo troppo pochi. Al momento abbiamo realizzato la prima parte del progetto, cioè quello di avere alcuni editori di libri per ragazzi che hanno dato disponibilità e che potranno essere distribuiti direttamente in edicola, per esempio a tutti quelli che hanno alle centinaia e centinaia di edicolanti che hanno già sottoscritto l'accordo di interesse con QR Poste, a quelle si porteranno, se lo vogliono, ovviamente è una scelta del singolo edicolante sempre, i libri per ragazzi con delle percentuali che sono quelle normali, cioè 30%, senza nessun costo di trasporto, né in fase di consegna, né in fase di ritiro resa. Quindi il 30% è proprio il 30%. Pulito. Allora, pulito. Noi questo lo abbiamo realizzato e abbiamo già l'azienda che farà il trasporto, abbiamo l'azienda con cui noi abbiamo fatto convenzione perché l'edicolante non spende un centesimo di più di quello che abbiamo detto, cioè zero per il trasporto, loro hanno l'accordo con il sistema dei libri e quindi noi questa parte l'abbiamo realizzato. Adesso cominceremo a lavorare quando siamo a settembre-ottobre per vedere, avremo il tempo davanti per realizzare la seconda parte e quindi con la stagione scolastica finalmente completare il progetto con i ragazzi che presentano, recensiscono. Poi lungo la strada, se comunque troviamo la possibilità di poter anticipare alcuni progetti, lo faremo, però il progetto di massima, cioè quello in grande, diciamo, lo prevediamo per l'anno prossimo. Ripeto, se poi abbiamo un editore che dice 5 ragazzi li prendo, e allora noi quel progetto immediatamente, anche a mo' di sperimentazione, lo portiamo, certo, al MIUR e lo facciamo partire. Questo, quello che dico io, non è un blocco a quello che può succedere adesso, ma è pensare, tra virgolette, in grande sul prossimo anno scolastico. Detto questo, basta qui. Noi abbiamo anche trovato delle altre cose, quindi servizi postali in edicola, quindi il software ce l'abbiamo, il sito, tra virgolette, commerciale, rete edicole, ce l'abbiamo. Il sito di informazione dei sinaggi ce l'abbiamo. La radio è promotrice. Non ci basta. Noi abbiamo pensato, siccome tutti parlano di innovare, 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 e noi abbiamo pensato di innovare, e cioè abbiamo pensato di vendere attraverso le edicole che cosa? I film. Qualcuno starà sghignazzando. In realtà noi andiamo a fare concorrenza non ai DVD, andiamo a fare concorrenza a internet, perché c'è già qualche accordo con qualche casa di produzione cinematografica che ci vende, cioè che vende i suoi film attraverso un sistema innovativo che è un sistema QR code, cioè il cliente compra in edicola il QR code e lo può comprare solo ed esclusivamente in edicola. Compra il QR code e si scarica il film dove vuole, se lo guarda con calma dove vuole. Quindi noi, anziché scaricare da internet, comprandolo da internet, andiamo in edicola, guardiamo cosa c'è, prendiamo il QR code perché abbiamo garanzia che quel QR code corrisponde effettivamente a quel film e quindi c'è una copertura totale per il cliente. E quindi noi portiamo in edicola anche un servizio di questo genere, cioè aggiungiamo a quello che già avevamo anche questo tipo di servizio. Però non è sufficiente, noi abbiamo anche pensato che in tutto questo ci sono tutti che ormai diventano servizi finanziari, per esempio le poste, non vogliono più fare le poste, vogliono fare la banca e tutta la pubblicità che sta facendo Poste Italiane è tutta riferita ai sistemi, di fatto ai sistemi finanziari. Allora noi in edicola siamo fra quelli che abbiamo un giro di persone altissimo, e però sui servizi finanziari siamo indietro. Allora, sembra che ci sia, io dico sembra perché io dico che c'è quando vedo una firma sotto un pezzo di carta. Lo sappiamo. Quindi, esatto. Quindi sembra che ci sia la disponibilità di, per esempio, Mastercard. Quindi non stiamo parlando di una carta strana, stiamo parlando del leader mondiale. Uno dei due, insomma, Mastercard e Visa sono i due leader mondiali
delle carte di debito o di credito, che è disponibile a dare il marchio Mastercard, per esempio a QR Poste, per mettere in edicola una carta ricaricabile a disposizione di tutti. Uno dice, ma cavolo, la danno tutti la carta ricaricabile? No, perché se tu vai in banca e sei un cattivo operatore, non solo non ti danno la carta ricaricabile o non ti danno la carta di credito, ma non ti aprono neanche il conto corrente. E ci sono tanti edicolanti che hanno avuto qualche problema e che per poter pagare il distributore locale spesso vanno a fare il bonifico con i soldi in mano e pagano 9, 10, 12 euro di bonifico perché non riescono a fare assegni, non riescono a fare pagamenti online, non riescono ad avere le carte di credito, eccetera. Perché purtroppo in Italia appena uno si dimentica per un errore, non c'ha soldi, per qualche ragione, è salto un pagamento, un assegno, una cambiale, un non so che cosa, quello viene immediatamente dal sistema bancario considerato cattivo pagamento e viene messo in croce. In Italia stiamo scoprendo che di queste persone ce ne sono milioni. Sì. In più ci sono milioni o centinaia di migliaia di persone che non sono italiane, che non hanno ancora un conto corrente, che hanno difficoltà a pagare. Allora si sembra, quando ci sarà la firma dirò c'è, ma sembra che ci sia una carta QR code con il timbro Mastercard, che è una carta che poi il cliente prende, la compra e se la può ricaricare di un euro, 10.000 euro, quelli sono affari suoi, e lo può fare anche quello che non ha il conto corrente bancario, che non ha le carte di credito, e quindi è un sistema che si rivolge a tutto il mondo, anche a quello dei più in difficoltà. Questa carta è una cosa che mettiamo in edicola insieme agli altri servizi e quindi è un'operazione aggiuntiva che noi andiamo a fare. In più, oltre a questo, metteremo un altro servizio in edicola. O faccio presente che non tutte le edicole avranno tutti i servizi, perché ognuno può scegliere, uno può dire a me piace questo, io prendo questo, un altro edicolo dice ma io questo non mi interessa, prendo l'altro servizio. Noi quello che facciamo è diamo alla nostra rete la possibilità di avere servizi. Poi ognuno sceglie. Una proposta. Noi facciamo le proposte con degli accordi sottoscritti. Perfetto. Un altro dei servizi, per esempio, è quello. Oggi vanno di moda le associazioni dei consumatori. Io personalmente, se potessi, le brucerei tutte, perché le associazioni dei consumatori, che apparentemente sembra che difendano i consumatori, in realtà hanno fatto a pezzi un sistema dello Stato sociale, perché loro fanno le guerre sulla singola cazzata e si perde di vista quello che è l'interesse generale della gente. Perché quando io faccio una guerra all'ASL numero 23 perché ha fatto una cazzata e l'ho fatto pagare 2 euro in più di ticket e perdo di vista il fatto che la mia battaglia deve essere contro il ticket, e beh, non a caso gli americani e anche i nostri governi hanno favorito a man bassa le associazioni dei consumatori, perché questi spostano il problema su singoli problemi e non più sulle questioni generali, e questo è stato una delle cause, secondo me, che sono ignorante, ma è stato una delle cause dell'annacquamento di uno Stato sociale che è sempre meno forte. Sei un sindacalista comunista, no, guarda, mi hai dato proprio la prova tangibile. Vai avanti perché poi ti sto aspettando su un punto, vai. No, quasi finito. Dicevo, per cui un'associazione dice noi vendiamo praticamente gratis una consulenza legale a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, su qualsiasi problema, che può essere di telefonia, di banche, eccetera. E quindi mettono un kit da vendere in edicola, l'edicolante su questo ne ha ovviamente un aggio consistente, l'edicolante stesso stiamo cercando di fare in modo che rispetto a problemi individuali di qualche genere con la telefonia, con le banche, eccetera, possa utilizzare più o meno gratuitamente questo tipo di servizio. Quindi noi mettiamo in edicola anche il servizio nei confronti della cittadinanza che senza diventare pazzo a sapere prende una lettera, prende un kit, scrive la lettera all'avvocato, casomai la consegna allo stesso edicolante, così lavora due volte, guadagna ulteriormente, e l'avvocato l'obbligo che ha con questo kit è di rispondere a quel cliente spiegando le ragioni e mettendosi a disposizione eventualmente se è fattibile una vertenza legale. Ecco, queste sono alcune delle cose che noi presenteremo il 12 luglio
alla Casa del Cinema. Ecco, è questa la notizia. È questa la notizia. Il coordinatore sarà quel Fabio Sebastiani, rompiscatole di prima, che coordinerà il pomeriggio, dove ci saranno tutte queste persone, dove hanno annunciato la loro presenza anche alcuni parlamentari di nostra conoscenza, che ci fa piacere avere. L'unico dubbio che hanno è che, siccome c'è un momento alla Camera un po' delicato sulle votazioni, di non essere inchiodati con le votazioni in quei momenti lì, ma pare che, visto che lo facciamo dopo le 16, dovremmo riuscire ad averli con noi, dove saranno presenti tutti questi soggetti, compresi alcuni, le case cinematografiche, per esempio, sono talmente interessate al progetto della vendita dei film attraverso le edicole con quel sistema che dicevo, che hanno portato e hanno detto che sicuramente saranno presenti personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Sì, Haber ci sarà. Di pure, tanto tu hai tutto il programma, quelli sì, ci sarà Haber, tutti confermati. Ci sarà Haber sicuramente, poi c'è qualcuno del mondo della produzione. E... Ci sarà Pupi Avati, il regista Pupi Avati. Allora, su questa cosa dei film c'è una precisazione da fare che richiesta da Giancarlo, appunto, che vuole sapere se il film diventerà di proprietà del cliente o è solo un noleggio a tempo determinato. Io credo che una volta il codice il film lo potrai vedere quante volte vuoi, insomma, quindi sarà di fatto una proprietà. Una volta che uno si è scaricato il film, esatto, se lo può vedere. L'unica cosa è che sull'audiovisivo c'è la SIAE, per cui finché tu te lo guardi in privato lo puoi, come la musica, tu quando compri un CD con delle musiche dentro, in privato te le puoi ascoltare 1,5 miliardi di volte, ma se le fai ascoltare in pubblico devi pagare la SIAE. Per i film è uguale. Sì, esatto, e questa è la differenza fondamentale. Si sta scatenando in chat la solita discussione sindacale, che io devo dire vorrei ignorare, perché altrimenti lo dico appunto come conduttore di questa trasmissione. Poi magari darò qualche risposta su Facebook a Brighina, a Pocaterra, che hanno risollevato questioni sindacali, come dire, quelle epocali, da Noè in poi sono sempre le stesse sull'unità sindacale e quant'altro, ma appunto volevo comunicare questa cosa. Allora, mi sembrano... Scusa Fabio, io non sono computer, quindi non so cosa scrivono... No, però sull'unità sindacale, io ho letto anche da altre parti, sì, è stata una piccola polemica fra noi e i colleghi dello SNAG, ma è normale. No. Vabbè, ma lo sai qual è l'argomento di Mauro? E perché non state insieme? In Italia, perché... Mauro si dovrà convincere, in Italia, nel mondo, gli unici sindacati unici che sono esistiti sono quello in Unione Sovietica, quello in Cile durante il fascismo. Allora, siccome noi in Italia, per nostra fortuna, abbiamo un modo diverso di pensare, il compito nostro è di trovare soluzioni unitarie ai problemi dei regolanti. Basta così. Stiamo trattando insieme, anche se non ho molta fiducia nella FIEG, sui gruppi di approfondimento FIEG che stanno lavorando. Non c'è stata in nessuno dei gruppi che si è finora riunito nessuna frattura fra le organizzazioni sindacali. Insieme andremo a discutere con la Federazione Editori quando ci chiamerà. Noi intanto portiamo avanti i progetti delle edicole, però non c'è nessun problema di unità sindacale, per cui certo, ma siamo tutti tranquilli. Quando lo dimostra seriamente, comunicheremo che abbiamo i rapporti sindacali, ma al momento non esiste un'ipotesi di questo genere, proprio non esiste. Lo dimostra il percorso della legge di riforma, perché poi appunto, come al solito, no, lo dico da redattore di sindacale da più di 20 anni, l'unità sindacale, Mauro, si fa sulle cose concrete, non è un atto, come dire, di una delibera burocratico di questa o quell'associazione, questa o quella sigla sindacale. Tra l'altro, voglio dire, Susanna Camusso sta dimostrando con la CGIL su alcuni temi importanti che è entrata proprio in quella fase lì, cioè una fase di grande unità politica, anche perché tutto porta in quella direzione ormai, visto i muri del governo. Ma qui entreremo in ragionamenti un po' più ampi. Io volevo rimanere, non volevo allontanarmi da quello che ha detto Giuseppe, dalle cose concrete che il sindacato è riuscito a costruire in questi mesi di grandissimo lavoro. Devo dire, io sono 2 anni e mezzo che sto frequentando il Sinagi, non ho mai visti lavorare più
veramente di quanto hanno fatto.